Harry è svelato il sesso del bebè in arrivo. La notizia arriva alla luce di un'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, durante la quale emerge tutta la gioia del momento ma anche qualcosa in più. Le parole di Meghan sono rivelatrici anche di altri retroscena che riguardano il periodo in cui era incinta del suo primogenito e il suo rapporto da allora con la famiglia reale. Un'intervista che ha sicuramente concesso un momento gioioso. È stato Harry a prendere parole e rivelare che presto diventeranno genitori di un femminuccia, aspettiamo una bambina. E ha poi aggiunto, già avere un altro figlio è bellissimo. Ma avere un maschietto e poi una femminuccia. Cosa potrei chiedere di più? La nostra famiglia è composta da noi tre, la bambina in arrivo e i nostri due cani. Senza scendere troppo nei dettagli, la coppia ha fatto sapere anche quando nascerà la sorellina del piccolo Archie. Meghan ha fatto sapere che accadrà nell'estate 2021. Poi alcune parole sul matrimonio con Harry, avvenuto segretamente ben tre giorni prima della cerimonia ufficiale. Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio pubblico. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l'arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi. Punto leggi anche. E sempre in merito a quella cerimonia più intima, Meghan ha ammesso di averla celebrata proprio nel cortile di casa, con solo l'arcivescovo di Canterbury. Nessun invitato, nessun occhio indiscreto, ma di quel giorno solo una fotografia che conservano gelosamente nella loro camera da letto. Ma l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey potrebbe seriamente passare alla storia alla luce di alcune anticipazioni che si apprendono solo oggi e che verranno trasmesse in versione integrale e in esclusiva in su TV8 il 9 marzo alle ore 21. Continua a leggere dopo le foto. Ovviamente per tornare alla bebè, resta ancora del tutto top secret il nome, anche se voci di corridoio vedrebbero cadere la scelta su quello di nonna Diana. Inoltre la piccola non andrà incontro al riconoscimento di sua altezza reale né quello di principessa, questo alla luce di quanto stabilito più di 100 anni fa da Giorgio V. Alla nascitura verrà conferito il titolo nobiliare di Lady con il cognome Mountbatten Windsor. Dunque ottava in linea di successione al trono.